Allora, Gire, noi siamo due donne che sono chiuse da anni dentro delle etichette. Io sono la donna curvy, chiaramente quella che magna e va a lavorare. E io sono quella fissata solo con la forma fisica e non uso neanche l'ascensore, che non è vero, uso anche l'ascensore. Ecco, e quindi secondo me quello che il primo messaggio che dobbiamo dare è che non è esattamente così, perché essere curvy non vuol dire non volersi bene, non prendersi soprattutto cura del proprio corpo. E essere sportivo non vuol dire non mangiare. Anzi, io mi alleno per mangiare, ok? Così non sono una fissata, mangio i fritti, mangio la pizza. Anzi, vi insegneremo che si deve mangiare per avere di più del tuo corpo, perché insomma dobbiamo uscire da queste etichette. Quindi la prima cosa per chi ci seguirà è che dovete sapere che non ci sarà nessun tipo di privazione, ma ci sarà semplicemente un'educazione al movimento, al mangiare in una maniera magari equilibrata, e magari Gil ci darà qualche consiglio se mangiamo sì. i fritti, poi cosa possiamo fare come movimento e soprattutto cosa mangiare dopo. Allora, quello che abbiamo detto prima tra di noi è il fatto di non pensare alla parola dieta da obliterare, ok? Esatto. Le diete finiscono, le diete mettono in allarme il cervello, ci deprimono, ammazza, ti rendono anche triste e ti tolgono energia. Esatto. E ti fanno perdere anche massa magra, cioè i muscoli, e i muscoli dove vive il vostro metabolismo. Così proviamo di far vedere che la sportiva mangia, la ragazza che è curvy, che voi dite che non è una sportiva, è una sportiva. No, perché Elisa, andiamo oltre, perché stiamo parlando di stereotipi. E anch'io, eravamo insieme in studio l'altro giorno, ho detto io devo spaccare tutto, perché se tutti quanti continuano con questi stereotipi non arriveremo mai da nessuna parte. No, assolutamente, infatti quello che noi invitiamo è far sì che le donne abitino, come dici tu, bene il proprio corpo, che è la nostra casa. E il nostro corpo, mi piace l'esempio che fai col cagnolino, è come un cagnolino che va al parco. Vuole essere portato al parco, sì. Sì. Ed è un... allora, ci sono tanti sportivi là fuori, adesso diranno no, ma ci devo fare anche un giorno di recupero e tutto quanto. No, mi invito almeno per un mese e di allenarti almeno 10 minuti al giorno, tutti i santi giorni, per due motivi. Uno, perché dobbiamo farlo diventare un'abitudine. Certo. E due, vedrai che al quinto giorno, sesto giorno che tu fai 10 minuti, il tuo fisico stesso richiederà il movimento il giorno dopo. Ok? Così superiamo la forza di volontà, andiamo da portare la forza di volontà a una vera e propria necessità tua, endogeno, che c'hai voglia di muoverti, ok? 10 minuti sono fattibilissimi per tutti, meno male, perché mi sveglio 10 minuti prima e posso iniziare la giornata con l'allenamento? Assolutamente. Cioè, il primo che riesci a staccarti il tuo allenamento, a farlo, meglio è, perché vivi di rendita per il resto della giornata. Ecco, questa è una cosa molto importante. Quindi adesso, Gil, noi ti chiederemo per le prossime puntate di farci anche degli esempi su come possiamo iniziare. Sì. Quindi con calma, noi ci svegliamo la mattina, magari gente che non sempre può andare in palestra o è abituata a fare movimento, come iniziare la giornata con questi 10 minuti. Quindi 10 minuti. E poi c'è un'altra cosa, Lisa, io volevo tornare su una cosa di queste etichette. Perché tu puoi spiegare ai nostri amici quanto lavori per fare quello che fai? Cioè, perché a volte ci sono delle... cioè, là fuori uno vede modella curvy e pensa che è una scusante per mangiare e non far niente. Non è vero, no, il suo lavoro è bestiale. Questa ragazza gira lungo, largo, su e giù, lavora, ti vedo dappertutto. Spieghi sì. Che cosa devi fare. Allora, guarda Gira, è molto semplice, è vero, ho poco tempo, infatti per questo ti cerco e cerco anche in te dei consigli, però è molto importante, anche perché poi siamo donne, l'età avanza e il corpo cambia, e devo dire che sulla soglia ho 34 anni, quasi 35, il mio corpo sta cambiando ulteriormente, quindi ho bisogno di avere anch'io una quotidianità che mi permetta da sola di stare in casa e sapere che se faccio questo tipo di esercizi posso
in serenità, perché sono una che non vuole privarsi delle gioie del cibo, posso in serenità magari mangiarmi la mia pasta piuttosto che il sabato la mia pizza, ecco. E poi l'altra cosa è che con questi 10 minuti, che poi man mano vedrai che il tuo fisico chiederà 12 minuti, poi chiederà 15 minuti, non consiglio di superare i 45 minuti perché non serve, però e il, diciamo, il regola più veloce per farvi ritornare nella forma, che sempre pensate, non pensate che essere magri vuol dire essere felici, perché questo non è il messaggio, ma per rimanere, per avere il metabolismo attivo hai bisogno di muscoli, punto. Non muscoli da Schwarzenegger, non muscoli da culturista, ma il muscolo è dove risiede il metabolismo. Nutrizione importante, ma quei 10 minuti che cominci a mettere un po' di massa magra ti permetterà di anche non allenarti e bruciare calorie. Beh, questo è molto importante, anche perché come vedete qua c'è un po' da lavorare, quindi mettiamoci al lavoro. Allora ricordate, hashtag amati. Vero? Okay. Amateci. Alla prossima.